Buongiorno a tutti, oggi parleremo di aule, di spazi che cambiano nella scuola, di tempi e di metodi scolastici che cambiano di conseguenza. Dalle aule vuote di questi mesi si leva una domanda di senso e l'improvvisa perdita dei luoghi e dei tempi della scuola, se ci lasciamo interrogare, potrebbe costituire un banco di apprendimento fondamentale per tutta la nostra generazione di docenti. Ma lo sappiamo, la ripresa delle lezioni è fonte di ansia. Nella maggior parte delle soluzioni sino ad ora indicate o proposte, traduce questa preoccupazione prevalentemente in soluzioni tecnico-spaziali. La scuola del distanziamento fisico risolve un mero problema igienico-sanitario e spera di farlo con dispenser, mascherine, distanze, come al supermercato o al bar, è solo una questione di metrica. Ma c'è una domanda di senso che viene prima delle soluzioni pratiche tecnologiche. C'è qualcosa che viene prima dello svolgimento del programma, del registro, dei voti, della disciplina, dei consigli di classe. Stare fuori dall'aula ha restituito il valore all'esperienza in presenza. La relazione educativa che lega un insegnante con la propria aula, con ciascun alunno, con la classe, è la ragione stessa del nostro esistere come insegnanti. Ed è una relazione particolare, asimmetrica e fondante, che si nutre di tre elementi: il tono, come diciamo le cose, di parole, che cosa diciamo, il contenuto, di presenza, dove lo diciamo. Un insegnante non è quello che sa, o meglio, non è solo quello che sa, è quello che sa trasmettere. Sapendo di dover trascorrere un anno intero con i propri studenti, è in lotta, lo sappiamo, con la noia, col già detto, il già vissuto. Cerca stimoli fuori dall'aula, si fa attraversare, quando è bravo, dalle vite degli studenti, dai loro umori, dalle loro giornate no, dalle sue giornate no, da quelle in cui li guarda con occhi nuovi e capisce che stanno crescendo, sono pronti loro stavolta a sorprenderli. La scuola a distanza, quando ha funzionato, ha sollecitato negli studenti e nei docenti nuove capacità. Nelle migliori esperienze si è chiesto ai ragazzi di cercare, di trovare, di vedere, di fare delle foto, dei video. Tutto quello che gli studenti possono fare fuori dall'aula in autonomia è stato discusso e condiviso, in modo anche divertente. Forse abbiamo scoperto il talento di qualcuno che avevamo sottovalutato. Il classico ragazzo in fondo alla classe, o un nostro talento che non conoscevamo, anche noi come professori siamo stati messi a repentaglio, a soqquadro dal nuovo mezzo. Abbiamo capito che l'apprendimento è un'esperienza e non è soltanto un download di contenuti, li posto e li scarico. I ragazzi si chiedono 1.000 volte di più il senso di quello che stanno imparando. Una domanda che spesso fanno i ragazzi, i nostri figli e gli studenti è: ma che cosa mi serve? A cosa mi serve la matematica? A cosa mi serve la scienza? A cosa serve la grammatica? A cosa serve andare a scuola? E oggi questa domanda sarà ancora più pressante. E dobbiamo pensare a loro, dobbiamo pensare a queste domande di questi ragazzi in carne e ossa quando immagineremo il ritorno nelle aule a settembre. E forse capiremo che qualcosa della scuola che ci siamo lasciati alle spalle a febbraio già ci va stretto. E allora una domanda sorge spontanea: le aule tradizionali sono ancora adatte alla scuola, alla scuola che vogliamo fare da settembre? Improvvisamente liberati dalle aule, forse torneremo in classe con qualche aspettativa in più. Quelle scatole rigide con la cattedra e la lavagna, i banchi ordinatamente schierati in file regolari, separate tra di loro a evitare ogni scambio, sono le meno adatte a coltivare quelle che Morin chiama le teste ben fatte. Quelle teste che sono corpi e che sono anime, predisposte a sviluppare connessioni, a instaurare relazioni empatiche con gli altri, a scovare, a trovare il proprio talento. Appena si scompagina l'assetto organizzativo dell'aula, si introducono varianti creative. Come ci insegna la psicologia sociale, si muove la testa insieme con lo spazio. Dobbiamo ripensare a spazi adeguati, quindi, a quell'intelligenza emotiva e creativa
relazionale, persino manuale, che ciascuno di noi ha. Vediamo questa immagine. I ragazzi sono liberi nello spazio, si dislocano a distanza, ma non è la distanza a prevalere, ma è l'elemento di libertà giocosa nel potersi disporre in uno spazio libero. E poi questa immagine successiva, in cui la lezione si fa in piedi. Ecco, questo è un grande tabù della scuola. Per quale motivo non possiamo passare, e questo farebbe anche molto bene alla salute, dei momenti nei quali i ragazzi stanno in piedi, imparare a stare in piedi seduti. I ragazzi sono portatori di contenuti essi stessi, di domande, sono capaci di produrre saperi e conoscenze, come hanno dimostrato in queste settimane a casa, dedicandosi con creatività e immaginazione all'orto, alla musica, alle lingue, alla cucina, ai film. La scuola può prescindere da questi loro mondi, può prescindere da queste loro competenze, da queste capacità che hanno dimostrato di avere, magari tra le mura di casa, per combattere la noia di queste settimane. Torniamo allora alla questione del senso per cui faremo le cose. Un punto su cui vorrei richiamare l'attenzione, soprattutto di quei presidi, di quegli insegnanti che oggi si trovano a dover ripensare le loro classi e sono terrorizzati dal fatto di dover smontare e rimontare un assetto che davano per scontato. La questione del senso. C'è differenza tra proporre di far entrare a scuola le classi a distanza di un quarto d'ora, secondo rigidi scaglionamenti, o scegliere l'orario più adatto a seconda dell'età evolutiva e del ritmo circadiano dei ragazzi, l'orologio biologico. C'è differenza. Favorire ad esempio l'ingresso più tardi degli adolescenti, i più assonnati. C'è differenza. Possiamo progettare la didattica all'aperto o in spazi terzi, aperti al territorio, ma la ragione non potrà essere esclusivamente sanitaria, ma didattica ed esperienziale. Gli spazi aperti sono una risorsa pedagogica che le migliori scuole europee hanno utilizzato dagli anni 60. All'aperto si imparano tante cose legate al corpo, alla natura, alla scienza, alla cultura. Le dispute su argomenti tematici che accrescono il reciproco ascolto, la capacità dialettica, lo spirito critico. Lavorare in gruppo facilita l'apprendimento e le relazioni positive tra pari. Se sapremo rimettere al centro un'esperienza scolastica viva, pratica, che si apre al territorio alle sue domande, che chiama in causa l'autonomia degli studenti, forse faremo davvero una riforma della scuola a costo zero. Una riforma coraggiosa e radicale. Perché, e qui un secondo punto su cui porre l'attenzione, se cambia la didattica, deve cambiare lo spazio. Se cambia lo spazio, deve cambiare anche la nostra didattica. E questa consapevolezza, unita a una profonda insufferenza per i modelli educativi e spaziali chiusi, che anima la riflessione sui luoghi dell'architetto Giancarlo De Carlo alla metà del secolo scorso. Scriveva De Carlo: «I tempi richiedono un cambio radicale di paradigma. Allora forse i modelli della scuola potrebbero essere la scuola paripatetica e la scuola coranica». Quella dove si cammina, dove ci si sposta, e ne guadagnerebbero l'ambiente e la qualità dello spazio fisico, perché i luoghi dell'insegnamento sarebbero i parchi e gli angoli di strada. Giancarlo De Carlo si riferiva all'università, ma facilmente possiamo trasporre le sue riflessioni sulla scuola tout court. La sua critica colpiva contemporaneamente il campus universitario e anche il centro universitario. Entrambi i modelli, infatti, pur nelle loro differenze, escludono che la città e il territorio abbia un ruolo didattico. E così facendo escludono dal processo di apprendimento quella parte di vita che gli studenti svolgono al di là della scuola, ciò che non riguarda propriamente l'insegnamento dalla cattedra. Ovviamente la stessa cosa noi la possiamo riferire alle nostre scuole, alla scuola primaria, alla scuola secondaria, al liceo. Ridurre la scissione tra educazione ed esperienza. La scuola, come un organismo orientato in modo da colmare l'attuale scissione tra educazione ed esperienza, permeabile e collegata alla città, al suo esterno, diffusa nel tempo e nello spazio, policentrica, pubblica,
Pubblica cosa significa? Disponibile all'uso collettivo, aperta al territorio circostante. Guardiamo questa figura. L'insegnante fa scuola all'aperto, fa freddo, i bambini hanno il cappotto e diventa un'esperienza nuova perché si può parlare della fotosintesi clorofilliana ma farlo in mezzo agli alberi. Diceva sempre De Carlo, la scuola non deve essere un'isola ma una parte del contesto fisico e al limite il contesto fisico stesso, considerato nel suo insieme e concepito in funzione delle esigenze educative. Non deve essere un dispositivo chiuso, ma una struttura che si dirama nel tessuto e nelle attività sociali intorno alla scuola, capace di articolarsi alle sue continue variazioni. Una configurazione instabile, ricreata dalla partecipazione della collettività che la usa, introducendo il disordine delle sue imprevedibili espressioni. Non è dunque sufficiente immaginare forme di integrazione occasionali e di scambio tra scuola e città, la classica gita al museo, ma provare a immaginare vere e proprie piattaforme educative comuni, stipulando dei patti, degli accordi, nei quali la scuola, come dispositivo aperto e instabile, e la città, con le sue risorse civili e culturali, instaurino delle relazioni stabili di reciprocità e di scambio. Ecco, questa scuola che si configura come aperta è una scuola che dialoga e che apre spazi di confronto duraturi durante tutto l'anno. Non è solo la gita, non è soltanto un momento occasionale. Questa condizione non sarà certo possibile ovunque, perché esiste una vocazione naturale di alcuni luoghi ad ospitare delle lezioni. Una vocazione che si nutre di valori artistici, ambientali, naturali e aggiungiamo noi civili, spirituali, capaci di creare un clima adatto alla crescita dei bambini e delle persone. E qui vediamo questa immagine, si fa lezione a distanza in un museo. E allora la lezione significa star seduti per terra, guardarsi, stare immersi in uno spazio. L'apprendimento avviene per immersione. Per questo soffermarsi sui luoghi, i tempi, i metodi della scuola può essere un'occasione preziosa per ritrovare le ragioni della missione di fare gli insegnanti e l'amore per l'apprendimento per gli studenti. Proviamo quindi a scendere più nel dettaglio e a capire in che modo possa avvenire nelle prossime settimane questo cambiamento che è culturale ma è anche strutturale. Punto numero 1. Ogni aula è un laboratorio. È un laboratorio nel senso che non è soltanto il luogo della lezione ex cattedra, ma è un luogo dove si impara insieme. L'attuale disposizione delle classi richiede modifiche che garantiscano il distanziamento spaziale e questo sarà il tormentone delle prossime settimane. Ma ripensare alla disposizione dei banchi può essere l'occasione per nuove configurazioni spaziali che vadano nella direzione più del laboratorio didattico che della la tradizionale, quella che abbiamo richiamato prima, cattedra, sopraelevata, lavagna, banchi rivolti alla cattedra. Vediamo ad esempio una struttura a isole, molto semplice, oppure una struttura a ferro di cavallo, una disposizione a grappoli a ferro di cavallo con banchi disposti lungo le pareti perimetrali o per unità aggregate di banchi può facilitare e il distanziamento spaziale e favorire nuove relazioni dinamiche tra gli studenti, ad esempio la collaborazione, la cooperazione, il lavoro di gruppo. L'aula può estendere alcune sue attività anche nei corridoi adiacenti, magari consentendo una certa libertà di disposizione dei ragazzi durante l'attività di concentrazione individuale. Pensate al momento in cui si stende un tema oppure si procede a un compito in classe. Ecco, il corridoio può essere uno spazio ampio, molto libero, nel quale organizzare alcuni momenti della didattica, soprattutto nel momento della concentrazione individuale. Un secondo punto, tutti gli spazi sono importanti. La didattica può essere svolta anche per ragioni di distanziamento in spazi inutilizzati delle scuole, l'atrio, le palestre, i cortili, i corridoi, gli spazi mensa, i laboratori di scienze, i teatri, le aule multimediali. E qui vediamo come in questi spazi, che tendenzialmente sono spazi vuoti, sono spazi non strutturati, la disposizione possa avvenire in maniera più libera. Questa libertà è anche una libertà non solo spaziale ma relazionale, che consente di concentrarsi e di fare lezione in maniera diversa.
Immaginare di occupare altri spazi può essere occasione per trovare nuove disposizioni di banchi, sedie, tavoli da lavoro. Per esempio per le materie scientifiche o artistiche che necessitano dei lavori di gruppo. Tutti gli spazi sono importanti e possono essere guardati nelle loro potenzialità spaziali. E quindi si potrà procedere a dei sopralluoghi per andare a guardare con occhi diversi quegli spazi che abbiamo sempre considerato nella scuola residuali, magari un'anticamera, magari lo spazio della biblioteca, dove possiamo immaginare delle attività nuove. Gli spazi aperti non sono solo riconducibili al tempo dello svago e della ricreazione. Anche all'aperto si può ottenere la concentrazione dei ragazzi, organizzando gli spazi ad anfiteatro o con disposizioni circolari. E qui mi permetto di suggerire un punto. Tutti noi insegnanti abbiamo interiorizzato che ci si distragga ogni volta che si esce dall'aula e che gli studenti destrutturati abbiano minor capacità di concentrazione e di apprendimento. È tutta una questione di abitudine. Potremo imparare insieme ai ragazzi che si può stare all'aperto, si può stare in uno spazio anche rumoroso e riuscire a concentrarci. È solo un'abitudine culturale che fuori corrisponda con gioco. Non è difficile allenare i ragazzi a capire le potenzialità di apprendimento di una lezione che si svolge all'aria aperta, in un cortile, in un prato. E penso, temo e spero che una volta che avremo imparato a stare all'aria aperta, faticheremo molto a tornare nelle aule, nel chiuso delle aule, soprattutto nelle stagioni che ce lo consentiranno. Un terzo punto, attività fuori dall'aula, scuole aperte al territorio. Uscire dall'aula, fare lezioni in un luogo vicino alla scuola, ricco di storia e di significato. Pensiamo a tante parti d'Italia bellissime dove ci sono musei, una chiesa, un teatro, un cinema, magari abbandonato, una realtà associativa, una cooperativa, un'impresa sociale. Potrebbe essere una necessità al fine di ampliare gli spazi destinati alla didattica, ma soprattutto una grande occasione di fare esperienze memorabili. Memorabili vuol dire che si imprimono in maniera indelebile nella memoria dei nostri ragazzi, perché i luoghi parlano, raccontano, veicolano contenuti, emozioni e memorie. Se una lezione è stata fatta in un luogo diverso dall'aula, in un teatro, in un cinema, ce la ricorderemo per tutta la vita. Uscire dall'aula potrebbe essere un appuntamento che scandisce alcune attività settimanali, che al posto di svolgersi in aula si svolgono ritualmente nel luogo più adatto a quell'esperienza educativa: la natura, un giardino, un bosco, museo cittadino e così via. Vediamo questa immagine, siamo a Napoli, Padre Lofredo, addirittura alcune attività sportive vengono svolte dentro le chiese, in chiese che non sono più adibite al culto, e quindi ogni spazio si presta ad attività imprevedibili e impreviste. Uscire dall'aula significa instaurare nuove relazioni tra la scuola e il territorio. Entrare in relazione con la realtà del quartiere o del territorio consente di ridurre lo scarto tra scuola e mondo esterno e di facilitare quella comprensione dei ragazzi per quello che li circonda. Quindi la scuola diventa una membrana, un filtro che facilita la connessione tra mondi, il mondo del privato, la casa, la città e l'esperienza scolastica, che spesso configura un mondo completamente a parte. Le attività sportive possono svolgersi all'aperto, nei parchi, in giardini, attraverso attività normali, ordinarie, come camminare, correre, andare in bicicletta, fare giochi di squadra. E qui vediamo come in fondo basta un prato per creare una possibilità di liberare il corpo, la mente, di respirare, di prendere ossigeno. E come basti pochissimo, come basti qualche metro di prato per consentire un'esperienza radicalmente diversa per i nostri ragazzi. Un quarto punto, tempi, spazi, esperienze, ingressi scaglionati per fasce d'età o classi, turnazioni, facilitate anche dai momenti in cui alcune classi sono fuori dalla scuola, possono aiutare a fluidificare le presenze dei ragazzi, adottare criteri psicologici legati all'età dello sviluppo, oltre che pragmatici, è una scelta importante. Le strade davanti alla scuola dovrebbero essere chiuse nelle fasce orarie di ingresso e di uscita, così da consentire il distanziamento anche dei genitori e degli accompagnatori. Ma risponde anche a una logica di salute. Alcuni gruppi ambientalisti da anni chiedono la chiusura delle strade davanti alle scuole,
onde evitare che i bambini e i ragazzi respirino l'aria inquinata delle grandi città, ma nei piccoli paesi possano giocare davanti alla scuola, perché quella è un'esperienza che prolunga l'attività scolastica e la rende più morbida rispetto agli altri tempi di vita. La mensa potrebbe essere ripensata per questioni di sicurezza come self-service, facilitando la disposizione diffusa dei ragazzi negli spazi aperti o nei corridoi, ma questo non può bastare. Il pasto alla merenda sono momenti di educazione alimentare, di educazione alle competenze non cognitive, quali sono prendersi cura degli spazi, socializzare, riordinare dopo aver mangiato, tenere pulito, fare la raccolta differenziata. Guardate quante occasioni di apprendimento e di acquisizione di competenze civili, collettive, possono essere attinte semplicemente dalla pausa pranzo, dalla pausa merenda, dalla colazione. Un ultimo punto, lavorare per unità di apprendimento e lezione a distanza. Queste settimane di didattica a distanza hanno dimostrato che molte lezioni potrebbero essere condivise entro una piattaforma comune all'interno della scuola o addirittura tra reti di scuole. Potrebbero essere organizzate unità di apprendimento, moduli didattici che la scuola offre attraverso le proprie piattaforme, a cui lavorano in pool i docenti e che ogni ragazzo potrà seguire anche da casa se dovessero esserci necessità di turnazioni. Liberati dall'onere di dover passare contenuti e ripetere ogni anno la stessa lezione al fine di svolgere il benedetto programma, agli insegnanti si apre uno spazio didattico diverso: la discussione delle lezioni ascoltate, la chiarificazione dei contenuti, la rielaborazione critica con i ragazzi, tutte quelle belle cose di cui non abbiamo mai tempo di fare perché siamo impegnati a svolgere il programma. Le lezioni a distanza, soprattutto per i liceali, potrebbero costituire una parte dell'apprendimento che si alterna a ore in presenza. Anche questa risorsa può facilitare l'organizzazione didattica per piccoli gruppi. Capite bene che si apre uno spazio di ripensamento e di programmazione completamente nuovo. Ripensare gli spazi, ripensare i tempi in relazione agli spazi, immaginare dei tempi standardizzate, quindi programmati durante tutte le settimane dell'anno fuori dall'aula, così anche da consentire di non avere l'assembramento di tutte le classi nello stesso plesso scolastico, e quindi immaginando delle turnazioni che non sono soltanto casa scuola ma anche casa fuori dalla scuola. Organizzazione della didattica per moduli di apprendimento, facilitando l'equipe, il lavoro di equipe degli insegnanti e producendo un materiale che viene archiviato e che costituisce il background delle lezioni fondamentali di una scuola, anche condivise fra le scuole, consentono di avere una visione tridimensionale della scuola, che rimetta insieme la questione del tempo, la questione dello spazio, ma anche del contenuto delle lezioni. Le lezioni, su indicazione del Ministero, dovranno essere sintetiche nel tempo, quindi più corte, più brevi, i 40-45 minuti. Quindi si va verso un modulo di lezione sempre più breve, sempre più essenziale. Ma che cosa ci dice la brevità della lezione? Non che impoveriamo il contenuto della lezione, ma che lo modifichiamo. Che il momento in cui vengono consumati i contenuti può essere delegato al pomeriggio, ad attività individuali, al classico download della lezione che il ragazzo può fare anche in autonomia. E quei 45 minuti devono essere dei 45 minuti di scambio intenso di relazione tra il docente e la classe, di discussione. Perché? Perché la classe finalmente è stata liberata di un tempo che prima era impegnato semplicemente nella didattica ex cattedra. Se saremo capaci di mettere insieme tutto questo mix di questioni e di ripensarle in maniera anche sperimentale, perché è facile che avremo bisogno di tempi di apprendimento per capire insieme come si fa, per capire se le strade che abbiamo fatto, iniziato, intrapreso sono corrette, però sarà un tempo di apprendimento soprattutto per noi docenti, prima ancora che per gli studenti, davvero che può rimettere in discussione e in gioco il nostro essere insegnanti del 2020, che non può essere fatto come lo facevano i nostri genitori, i nostri nonni, ma che oggi richiede competenze, attitudini, creatività e anche una gioiosità che forse finora non abbiamo portato nelle nostre aule, ma che da settembre sarà necessaria per ripartire insieme. Grazie.
arrivederci.